Ciao gente, oggi vi faccio vedere come fare i bigoli, asparagi, pomodorini e tonno. Come farli? Adesso vi faccio vedere da me. Prendiamo gli asparagi verdi finissimi, teniamo le punte, i gambi li facciamo lessare nell'acqua bollente. Le punte le tagliamo a metà, tagliamo a metà anche i pomodori datterini. Apriamo una scatola di tonno sott'olio, prendiamo due trancetti e li tagliamo fino a sminuzzarlo. Padella sul fuoco, goccio d'olio d'oliva, spicchiettino d'aglio in camicia, giusto due gambi di prezzemolo e facciamo rosolare i nostri asparagi. Pizzico di sale fino, aggiungiamo giusto mezzo metro d'acqua di cottura, aggiungiamo i pomodori tagliati a metà e per finire il tonno. Facciamo andare giusto 30 secondi e spegniamo il fuoco. I nostri asparagi sono pronti, li togliamo dal fuoco, aggiungiamo un goccio d'olio d'oliva, mestolo d'acqua di cottura, chiudiamo, facciamo frullare alla massima velocità. Stessa pentola dove abbiamo cotto gli asparagi, mettiamo il sale e giù i bigoli di Bassano. La nostra emulsione di asparagi è pronta. Tiriamo via l'aglio e i gambi di prezzemolo. Una parte di questa la togliamo e la mettiamo su un piatto. Mettiamo la nostra emulsione di asparagi liquida nella padella. 2 minuti prima che finiscano di cuocere i bigoli, li togliamo dal fuoco e mettiamo i nostri bigoli. Mezzo mestolo d'acqua di cottura e li finiamo di cuocere. Senti che musichetta? Aggiungiamo una parte di condimento e giunti a questo punto possiamo impiattare. Prendiamo un piatto e aggiungiamo i nostri bigoli. Perché i bigoli non devono essere impiattati elegantemente? Aggiungiamo ancora un po' di condimento. Ma saboni!